Ciao a tutti, benvenuti all'appuntamento con Scacchi e Giochi Strategici, puntata del mercoledì dedicata alle aperture. Volevo far vedere, era mia intenzione farvi vedere qualcosa col nero ancora contro uno di 4, però mi sembrava di far vedere troppe cose dalla parte del nero e ho deciso di anche mixare un po'. Le varianti, un po' difese col nero, un po' di attacco col bianco, impostazioni aggressive, impostazioni posizionali. Allora, questo è un video già abbastanza complesso, perché qui andiamo a snocciolare una variante d'apertura che si gioca specificatamente contro una variante, non contro un'apertura. Ieri c'è stata la puntata di Brady che è andato ad analizzare due mie sconfitte contro un utente del canale. Ha fatto un'ottima disamina un po' di quello che è stata la partita dal punto di vista tecnico, dal punto di vista del flusso del pensiero, dal punto di vista emotivo. Brady ha la capacità di capire quello che sta facendo in pochissimo tempo, no? Io gli ho insegnato a giocare a scacchi e ora lui è come se gli insegnasse a me, perché in pratica ho scoperto che lui ha una sorta di, come dire, è inversamente proporzionale la sua velocità biologica con il suo apprendimento cerebrale. Quindi lui è velocissimo ad apprendere, lui guarda una cosa e poi te la snocciola, un po' come AlphaZero, no? Impara da quello che guarda. E vabbè, tra un po' Brady sarà lui il mio istruttore. Ok, torniamo a noi. Il mondo dell'apertura è un mondo affascinante, soprattutto per i giocatori novizi, i giocatori amatori, anche giocatori di seconda nazionale, insomma, che cercano la pietra filosofale dell'apertura, cercano di trovare qualcosa, qualche arma segreta per sconfiggere qualsiasi tipo di avversario, di continuare a sorprendere con nuove idee. Il problema è che per andare a cercare nuove idee bisogna avere delle vecchie idee. Ma cosa sono le vecchie idee? Sono i concetti, i principi. Se voi non conoscete i principi dell'apertura, il principio della difesa, il principio dell'attacco dinamico, il principio della difesa statica, il principio delle strutture pedonali, il principio del sacrificio di qualità, il sacrificio di pedone. Se non conoscete tutti gli aspetti, insomma, che racchiudono anche un'apertura, non potete a pappagallo prendere una variante, ricopiarla alla prima mossa che l'avversario gioca e vi fa uscire dalla vostra memoria, dal vostro database interno, voi andate nel pallone perché non conoscete i piani. Conoscere i piani significa sapere cosa fare sia nella variante principale che si è studiato, sia avere un piano A e un piano B e un piano C in caso di uscita dal vostro schema. Se l'avversario esce dal vostro schema, voi dovete sempre avere un piano B. Il piano B lo potete attuare se conoscete l'idea di base, l'idea di fondo di dove vuole andare a parare il vostro avversario, ma soprattutto dovete capire dove dovete andare a parare voi. Perché se voi iniziate con un impianto, cioè ad esempio, giocate la Ruy López, giocare la partita italiana non è la stessa cosa, ma gli schemi poi sembrano gli stessi. Ecco,
Poi c'è solo una piccola differenza, no, la piccola differenza è fondamentale, la differenza dei tempi, la differenza della collocazione dei pezzi in una casa, un tempo prima e un tempo dopo, fa tutta la differenza. Questi sono concetti difficili, capisco che i novizi non possono conoscere, ma io sono qua io per spiegare. E ci sono anche altri canali che li spiegano meglio di me, ovviamente, no? Io cerco di darvi un'infarinatura e di darvi qualcosa, qualche spunto su cui poter lavorare. Poi siete voi che dovete imparare a lavorare sulle idee che vi propongo, ok? Vi mettete lì, guardate, provate a giocarle, analizzate le vostre partite, andate a cercare il database delle partite di grandi maestri. Ve le studiate, guardate, implementate, fate tentativi, siate curiosi, provate a metterci del vostro. Poi, chiaramente, c'è anche un problema oggettivo, che è quello tecnico. Certo che se voi siete a livello che non capite se un pezzo è impreso oppure no, la cosa viene un po' difficile. Dovete, insomma, già essere a un livello almeno nel quale potete sapere dove mettere i pezzi, come sviluppare i pezzi, avere un po' di esperienza di gioco, non elevata, ma un minimo, ok? Ora andremo a vedere nello specifico. Adesso io qui faccio vedere questa variante, però non è che è da imparare a pappagallo a memoria. Voglio entrare nel nocciolo della questione del perché si gioca, si può giocare questo determinato tipo di impianto, qual è il suo obiettivo, qual è il suo scopo, quali sono i suoi pregi, quali sono i suoi difetti, perché non esiste un sistema che abbia solo dei pregi. Gli scacchi sono questi. Allora, questo è il sistema contro la variante Naidoff della siciliana. Non è un sistema contro tutte le siciliane, ma solo contro la Naidoff e anche la Scheveningen. Assolutamente no su altri tipi di siciliane. Ad esempio, andiamo a vedere. Questa è la siciliana, il 4C5. Se volete andare a rivedere i video sulla siciliana, ovvero sui principi base dell'apertura, andate a vedervi i miei video precedenti. Non posso tornare tutte le volte indietro a spiegare nel dettaglio cos'è la difesa siciliana, quali sono i suoi scopi. Andatevi a vedere nei miei video. Allora, E4C5, cavallo F3. La variante aperta, controlla al centro. Abbiamo già problemi con le frecce. Scusate. Controlla al centro. Non so perché sta cosa. Vabbè, lasciamo perdere le frecce. Comunque, controlla queste due case. Il nero può rispondere in diversi modi. D6, che è la variante che andremo a prendere in esame oggi. E6, che prevede siciliane un pochino più posizionali, Poulsen, Taimanov, cavallo C6, anche questa variante che può rientrare se il bianco gioca vescovo in B5 nella Rossolimo, e questo è un altro tipo posizionale di giocare, anche un dragone iperaccelerato con C6, A6 subito, la variante Ocelli. Ok, ma noi concentriamoci sulla Naidoff.
di 6, di 4, pedone cattura, cavallo cattura, cavallo F6, attacca il pedone 4. Attacca il pedone. Quindi cavallo C3. Ok. Ora qui il nero può ancora non giocare la Neidorf. Può giocare cavallo C6, la classica. Può giocare E6, esce Veningen. Però rimaniamo sul tema. Neidorf A6. Contro la Neidorf ci sono decine di sistemi, l'attacco inglese, attacco Sozin, Adams, quindi ci sono tante, tante linee. Quella che andremo a vedere oggi è il cosiddetto mostro della Sicilia, la variante Frick attack. Quindi il bianco ha un attacco mostro contro la difesa Sicilia. Qual è questo attacco mostro? Torrone Pernigotti in G1. Questa è una mossa che i novizi non capiranno. Ma come? Tolgo il torrone Pernigotti, lo metto su una colonna chiusa, mi tolgo la possibilità di arroccare. Ma che mossa è? Sembra una mossa di chi sa appena muovere i pezzi. No, c'è un'idea dietro. Se voi fate una mossa del genere senza avere chiaro l'idea di questa mossa, chiaramente state peggio. L'idea è quella di arrivare a giocare G4 il più in fretta possibile. G4 è un attacco tematico in molte linee, anche nell'attacco inglese, però bisogna giocare prima F3, o nell'attacco Adams, dove prima bisogna giocare H3. Torre G1 è una mossa che ha, diciamo, la stessa idea, ma tenendo dietro al pedone un torrone Pernigotti. In più, può spaventare il nero, perché non sa cosa sta succedendo. Se non conosce la variante, può pensare subito che siate dei giocatori sprovveduti. Intanto lo tirate fuori un po' dal suo... Gli togliete un po' delle idee base, no? Perché si preoccuperà di questa mossa? O si preoccuperà o la sottovaluterà? Comunque sia, creerà un disagio psicologico. Ora, le continuazioni. Le più aggressive, E5. Qui, per imparare queste linee, dovete per forza usare il database, non le potete improvvisare, ok? Io vi posso dire il piano a lungo termine, l'idea che c'è dietro, però è molto complessa. L'attacco mostro è un attacco praticamente kamikaze, cioè è un attacco da cui non si torna più indietro. È vero che ci sono delle linee semplificatorie dove poi bisogna saper giocare i finali con le strutture pedonali un po' strampalate, però l'apertura si presta ad un attacco, non solo questione di attacco, perché avrete tutti i pezzi scombinati, avrete proprio un tornado di pezzi, pedoni sulla scacchiera, dove capirci qualcosa è molto difficile. Ma è proprio per questo che vi devo insegnare anche ad avere dimestichezza con questo tipo di strutture. Perché attenzione, chi gioca la siciliana, soprattutto chi gioca la Naido col nero,
potrebbe incontrarsi l'attacco mostro sulla strada e quindi deve capire come reagire. Quindi questo video è anche un po' per il nero, se vogliamo. E5, B5, cavallo C6, come potete vedere, G6, E6, ampio ventaglio. Iniziamo dalla prima, che è la più diretta, E5, quella che vuol far prendere una decisione al bianco su quel cavallo centrale. Mi fa perdere un tempo. Dove andare col cavallo? Col cavallo potete andare in B3. Uno può dire, ma potrei andare in F3, potrei andare in E2, oppure in F5. In F5 lo sconsiglio perché il nero gioca direttamente D5 e voi rimanete con un centro che crolla, questo cavallo che va. Rimane sospeso, non va bene. Cavallo E2 è un'idea interessante, ma lo è nell'attacco Adams, perché nell'attacco Adams c'è H3. Qui siamo nell'attacco mostro. Il problema è che se mettete il cavallo in E2 non potete spingere G4, che è l'idea dell'attacco mostro. Andare in F3, idem, ma non avete più la spinta in G4, quindi cavallo B3. Questo vi serve per capire che un pezzo non va bene ovunque. Oppure, voi guardate sul database che il motore vi consiglia come cavallo B3 come chance, opzione migliore. Ma dovete capire, perché lui non ve lo spiega, perché le altre non vanno bene. Ve lo sto spiegando. È vero che non perdete materiale, giocare il cavallo in E2, in F3, in F5 è già più rischioso. Però andate contro la vostra idea iniziale. Se voi avete impostato una partita sull'attacco mostro, non potete poi mettere i pezzi in un modo in cui l'attacco mostro ha difficoltà a svilupparsi, ok? Bene, rimaniamo qua. Ora, cosa può fare il nero? Vescovo E6 è una mossa di sviluppo, perché comunque deve tenere la casa di 5. Idea del nero è quella prima o poi di spingere D5, l'idea di tutte le siciliane, quella di riuscire a sfare D5. Quindi andiamo a vedere vescovo E6. Ora, volete continuare con l'attacco mostro, dovete continuare con l'attacco mostro oppure rientrare in una sorta di Svechnikov, ok? Vescovo in G5, inchiodate il cavallo, giocate sulla casa di 5. Ma qui voi dovete continuare come dei mostri, perché qui siamo nell'attacco mostro, ok? G4. Lasciate perdere che poi il motore magari da un gioco, guardate il numerino che da 0001, meno 0, non guardate il numerino, G4. Voi dovete pensare di giocare contro un essere umano che si vede arrivare a G4, comincia ad avere paura, comincia a chiudersi in casa, comincia a non aprire più nessuno, non rispondere più al citofono, sta arrivando il mostro, aiuto! E quindi comincia a mettersi paura. Ora, D5 si può giocare immediatamente ed è la spinta tematica. Molti giocatori amatori qui spingono H6 per non farsi arrivare
il pedone in G5. Valutiamo queste due linee. Prima voglio farvi vedere H6, perché è la mossa che spesso i novizi, gli amatori, i giocatori che su di chess possono avere un 1600, 1700, anche 1800. Giocano H6 per evitare dei problemi. Qui ci sono diverse opzioni. Motore consiglia donna E2, ma non è tanto, secondo me, nello spirito dell'attacco mostro. Vescovo E3, una mossa migliore, secondo me. Perché sviluppate un pezzo, controllate le case scure, preparate un donna di 2 o un arrocco lungo. Qui mettiamo che il bianco, il nero voglia continuare uno sviluppo per arroccare, vescovo E7. E qui dovete prendere già subito l'iniziativa. Donna F3, attacco mostro. Uno può dirmi, ma mi hanno detto che la donna non deve uscire all'inizio. Ok, questi sono schemi preparati a tavolino, quindi ve li dovete studiare. Ma qual è lo scopo di donna F3? Allora, di collocare una donna sulla colonna F, prima cosa. Seconda cosa, continuare a difendere il pedone in G4, potendo sviluppare il vescovo delle case chiare. E soprattutto arroccare lungo. Questa la preferisco rispetto a donna E2. Con donna E2 il vescovo poi deve per forza andare in G2 ed un altro piano. Preferisco questo piano. Questo sta proprio geneticamente, va proprio a braccetto con l'idea dell'attacco mostro. Ok, donna F3. Mettiamo che il nero continua uno sviluppo standard, cavallo C6, mossa di sviluppo, arrocco lungo immediato. Ora la partita assume il carattere a doppio taglio. Voi col bianco controllate con 1, 2, 3, 4 pezzi la casa di 5, quindi la spinta di 5 non la può fare. Il nero attaccherà sull'ala di donna, dove siete arroccati voi, e voi dovete attaccare sull'ala di re. Qui consiglio un torre C8, che è una mossa giocabilissima, ma mettiamo che trovate il giocatore iperaggressivo, che gioca B5, B5 immediato. Quindi non dovete preoccuparvi troppo, dovete continuare a essere dei mostri. H4. Qui è un po' una variante alla The Walking Dead, no? Quando ci sono i vaganti che non si fermano davanti a niente, no? Non ragionano, vanno solo a istinto e assaltano le abitazioni con i sopravvissuti in maniera come se fosse un'orda, no? Non hanno paura delle conseguenze, non sentono dolore, non hanno sentimenti, vogliono soltanto mangiare. E quindi, boom, c'è proprio questo assalto. Qui, come potete vedere, il motore consiglia cavallo E7, perché, cavallo H7, perché cavallo H7 controlla con 4 pezzi il punto G5. E attacca il pedone H4. Ve la potete aspettare. Ma qui inizia un'idea, ecco le frecce, inizia un'idea interessante. Cavallo H7. Intanto il nero ha tolto un difensore del centro, ha messo un cavallo sul lato. Qui dovete essere come proprio mostruosi, sia sull'ala di re
che sull'ala di donna. L'attacco mostro non guarda in faccia alle strutture pedonali, non guarda in faccia all'attacco, beh, attacco sull'ala di re, allora devo continuare sulla re, no, attacca da tutte le parti. Proprio dovete essere una mandria imbufalita. Guardate, cavallo C5. Ma il cavallo in presa, no! Perché c'è il torrone per Nigotti, Raggi X. La donna, sempre queste frecce continuano. Il pedone D è inchiodato. Ora, addirittura il motore piuttosto sacrifica un pezzo con cavallo D4 per attivare i pezzi. Ma che succede se ad esempio a Roccacorta? No? Io, cioè, devo farvi vedere come anche in una partita un giocatore di livello medio, medio-basso possa reagire, no? A Rococò, qui la partita è già finita. Qui la partita è già finita. Ora entrate persino, entrate dalle finestre. Entrate dalla porta d'ingresso, entrate dal sifone del bagno, entrate ogni spiffero, no? È come le mani dei mostri che arrivano per acchiapparvi da tutte le parti. Saltato il bunker, G5, aprire le linee. Ma G5 è controllato da quattro pezzi, non importa. Voi siete dei mostri, non dovete aver paura del materiale. Che succede qua? Mettiamolo a cattura. Cavallo per E6. Togliamo il vescovo. Ma apriamo la colonna su contro la donna. Dai. Non importa, donna G4. Dovete anche avere ben chiaro quali sono le case critiche e i pedoni critici della struttura del nero. Vabbè, queste frecce non le riesco a fare. Allora, il pedone G5 si recupera. E si attacca. Dai, ti prego, non fare così. Il vecchio PC era più antiquato, ma era più comodo, più facile da usare. E il pedone E6, sotto attacco. Ora deve difendere quel pedone. In D6, come lo può difendere? Con torre F6, ok. Donna D7. Donna D7 tiene la donna però sempre a Rg/X. Donna C8, difende il cavallo, difende il pedone. Proviamo donna C8. Succede? Si prende il pedone. Ora si è aperta la H. Cioè, bisogna avere un po' di pazienza, bisogna attaccare. G6, sì, per impedire che la faccia al bianco. Qui, come potete vedere, il motore potrebbe giocare torre re B1 per toglierlo dalla colonna C aperta. Qui potete incalzare come dei mostri, sempre su E6. Vescovo H3. Il pedone in E6 travalla. Cavallo D8, altra unica difesa.
e 6 e intanto togliamo un altro cavallo dal centro della scacchiera. Un cavallo in H7 e un cavallo in D8. Ma qui dovete, se non riuscite a giocare le mosse assurde, ovvero le mosse da mostro, non riuscite a giocare questo impianto. Dovete imparare. Ora, cavallo D5 non si può prendere perché poi parte la donna. Cioè, la batteria, donna e vescovo. Cavallo di 8 ha tolto la comunicazione della torre. Per questo vi dico, non potete giocare una cosa del genere a 3 minuti, a 5 minuti, ma dovete incominciare a giocarle a mezz'ora, con la buono. Così imparate a valutare i piani. Poi, quando dopo 100 partite giocate in quel modo lì, giocate anche blitz e nelle blitz potete avere degli ottimi risultati. Cavallo di 5. Se non giocate cavallo di 5, il punto è che non trovate un piano. I pezzi sono ben collocati, quelli del bianco, però, ad esempio, il nero potrebbe giocare B4 e voi comincerete a ritirare il cavallo in E2 e mollate la presa. I mostri non mollano mai la presa. Cavallo di 5. Qua il vescovo è in presa, il vescovo delle case scure. Dove va il vescovo? Non ha difesa. Allora dovete ancora star lì a difendere il vescovo? E che mossa fate? Torre F7? Qui dice di prendere, ma se prendere ormai le semplificazioni sono a vostro vantaggio. Pedone per, donna per. Torre per, vescovo per, ok. E vincete comodi, vincete comodi. Ma se il nero non prende e vuol continuare a difendersi passivamente, con torre, c'è il doppio. Cavallo B6. Cavallo va in B6 e dà il doppio a torrone pernigotti e donne. Quindi la torre non può andare. Come difendiamo il vescovo? Mettiamo donna D7, difendo il vescovo e no, c'è sempre il doppio. E allora? E allora gioco donna B7. Così non prendo il doppio. E qua. Un'altra mossa che è di difficile comprensione. Perché ora voi dovete immaginare quali sono i pedoni cronici, i pedoni malati del nero, che hanno una malattia cronica, ovvero hanno l'artrite, sono pedoni con l'artrite. E voi, per guarire questi pedoni, per non farli più soffrire, per dire siete pieni di dolori reumatici, ok, non c'è una cura perché è cronica, e allora a quel punto lì è meglio l'eutanasia, quindi trac, ti togli il dente e non fa più male. Cavallo F6, scacco. Ma prende. Qui ci vuole un po' di tattica, ci vuole tattica. Prende di cavallo. Scattura. Ma prende con la torre e poi dopo non posso prendere G6. Non vi preoccupate, tanto arriva il vescovo, attacca la torre, indietreggia. Ma adesso c'ho il vescovo che chiude la mia donna. E allora qual è il problema? Cambio.
Prendi di donna. Donna per G6 scacco. Materiale pari, struttura di pedoni, siamo tutti i pedoni rivolti, diciamo, sullo stesso lato più o meno. Nero è un pedone doppiato, però un finale di soli pedoni il bianco secondo me non lo può vincere. Ora deve coprire. Uno potrebbe dire donna per torre per scacco, re per catturo il pedone in d6 e poi minaccio. Può essere un'idea, qui il motore consiglia di continuare ad attaccare. Secondo me l'attacco mostro è un po' come ecco, lo definirei più un licantropo, no? Quando ha finito di sbranare la sua preda, può tornare a essere umano e chiudere un po' la pratica in maniera più semplice, secondo me, qua, donna per forte. Allora non la prende in considerazione, perché cala la valutazione, ma a me sembra francamente, francamente a me sembra forte. Questo finale sembra totalmente vinto. Bisogna lavorarci un po'. Però adesso re F6, ok, difende il pedone, però re D2, re C3 potrebbe provare a entrare. Ok, qui bisogna avere una buona tecnica di finale e lo si può vincere. Pensavo meglio, Re F6 è forte. Allora, lasciando perdere di entrare in questo finale, vabbè, donna K5 si toglie dalla presa. Bianco, il nero cerca di cambiare le donne. Adesso si prende con scacco. Qui consiglio di prendere di re, perché se si prende di donna si becca lo scacco in E7. E dai. Si prende di re, cioè, entra anche la torre, la partita è finita. Ma se prende di donna, donna e 8 scacco, infatti. Re H7. E qua si può prendere anche un altro pedone. E dopo la torre va in H1. Il re è circondato dai pezzi mostro degli avversari. Quindi questa variante è mostruosa. Ma non c'è solo questo tipo di risposta. Un'apertura, del nero. Abbiamo visto H6. Cavallo B3, vescovo E6, G4. Abbiamo visto H6, vediamo invece D5 che è la variante critica. Anche se la freccia mi lascia lavorare. D5. Qui avete due opzioni, o catturare o continuare l'attacco mostro vero e proprio con G5. A me, francamente, piace di più G5, è più nello spirito. Perdete il pedone.
Qui si entra in una variante un po' semplificatoria. Il nero perde la possibilità di arroccare. E no, però. Repair. Vescovo G2 perché il pedone 4 è molto debole. Abbiate pazienza, io non so come risolvere questo problema. Vescovo G2. Difende il pedone. Non vi preoccupate di quel pedone. Sviluppate il vescovo in E3. Qui H6, perché H6? Perché se catturate lui apre un po' il gioco, però potrebbe giocare anche altro. Cavallo D7, un eventuale cavallo F6, cavallo F6, arrocco lungo, scacco. Il re dove va? Mettiamo in C7. Mettiamo in C7. Cavallo D2, tatan, il pedone si recupera. Con pari possibilità, ok, diciamo che il nero in questa variante un po' annacqua l'attacco mostro, ma voi non correte pericoli. E giocate una partita più semplificata. Però non è detto che possiate giocare qui. Qui continuano a aprirsi delle finestre. Allora. Si può giocare un'altra partita, un altro tipo di linea. Prendere subito il pedone D. Cavallo per. Cavallo per D5. Donna per D5. Anche questo è semplificatorio. Cambiate le donne. Vescovo per. Vescovo E3, seguite sempre lo stesso piano. Cavallo C6. Arrocco lungo. Arrocco lungo. E qui. 3 contro 2 sull'ala di donna. Nero prova la maggioranza 4 contro 3 dove non c'è re, quindi struttura pedonale è leggermente migliore quella del nero, però secondo me il bianco ha i pezzi meglio collocati. Vescovo B7 attaccherebbe già subito il torrone per Nigotti, G5, H4 guadagnate spazio, vescovo E2, vescovo G4. Ci sono anche varianti più semplificatorie. Però, insomma, il nero non ha solo E5 contro l'attacco mostro. Altra possibilità è B5 contro attaccare immediatamente sull'alido. E voi qui continuate con G4. Anche A4 è un'idea del motore, però non è nello spirito dell'attacco mostro. G4. Vescovo B7. Ora,
il pedone è attaccato. Qui bisogna prendere una decisione. Si può giocare vescovo G2, si rientra in schemi più posizionali, si rinuncia un po' all'attacco mostro, però insomma, si cambia un po' i piani. F3 è un'altra idea che può solidificare la struttura. Poi si gioca vescovo E3, rocco lungo. Il vescovo può giocare sia in E2 che in C2, poi H4, ok. L'attacco può arrivare, assomiglia più all'attacco inglese. In realtà si rientra in un attacco inglese con il vantaggio di avere il toro Pernigotti sulla G e non sull'H, perché come potete vedere il vescovo delle case scure non picchia su H1, sulla torre H1. F3 è da prendere in considerazione. Mettiamo che vogliamo essere mostri fino in fondo, sacrificare anche il pedone A. G5. Qui si entra in complicazioni da mostro. Cavallo per vescovo per donna E2 o donna G4. Donna G4 la preferisco perché mi dà sempre un po' fastidio lasciare il vescovo un po'. Probabilmente è migliore di donna G4, però poi bisogna sapere dove mettere il vescovo. Donna G4 a me piace di più, questo è anche a gusti. Donna G4, anche il motore non piace, però un umano si deve trovare davanti un attacco del genere. Comunque il gioco è equilibrato, meno 0,7, niente di che. Equilibrato sì, ma sempre per la macchina, però è il nero che deve trovare sempre le risposte migliori. Dove mettere il vescovo? Di nuovo in B7 o difenderlo con D5. E mettiamo D5, vescovo F4, un altro pezzo che si sviluppa e gioca in attacco. E6 a rocco lungo, donna B6, vescovo D3. Questa è un'intermedia allucinante. Uno può dire, ma il cavallo è in presa. No, il cavallo non è in presa, perché se donna per cavallo, vescovo per B5 scacco e cade la donna. È un trappolone, quindi deve cambiare il vescovo, prende il coltone per Pernigotti. Vescovo E7, mossa di sviluppo. Qui, come potete vedere, il motore è da gioco pari, sta cominciando a dare un vantaggio cospicuo al bianco. Analizzando donna H3. Donna H3 per cercare di attaccare un eventuale arrocco corto. Tanto la donna lì non è che faccia molto. Cavallo D7. G6. Questo è un mostro che sbrana, che scanna, che azzanna e che dilania le carni del nero. Ecco. Come potete vedere, si mette quel torone Pernigotti dietro a sto pedone. Questo pedone diventa da mite cittadino seduto sulla panchina a leggere il giornale, tipico del pedone G, che quantomeno può aspirare ad andare in G3 a fare da fianchetto per il vescovo, quindi ben che gli vada, può trasformarsi in un chierichetto, ma nell'attacco mostro questo pedone diventa un licantropo, diventa Mister Hyde. Spaventoso questo pedone, spaventoso. Perché è spaventoso? Uno può dirmi, ma lo prende. No, se prende, prendete col torrone Pernigotti e poi se prende, prendete con scacco l'altro torrone Pernigotti, recuperate il pezzo ed è game over. Ora, il nero è proprio cammina sulle uova. Cavallo F6 per cercare un
qualche possibilità? Ma no, ma qui è già finita, scacco. Reper. Cavallo per E6. Boom. Uno può dire, ma se prende con la donna. E poi dopo arriva un torre 3, no? Credo. O c'è qualcosa di più, ancora più feroce. Oh. Già torre per G7. Scacco. E adesso se riprende la torre, parte la donna. Giusto. Perché sia il pedone che la torre sono dei mostri. Poi chiaramente il nero può entrare in altre varianti più semplificatorie. L'attacco mostro lo si può giocare esclusivamente se vedete che il nero sviluppa nella Sicilia nel cavallo in F6, perché in tutte le varianti in cui il cavallo in F6 non c'è, questo attacco perde di, come dire, di appeal, perde energia, perde il target. Perché? Perché il mostro non sa andare, cioè, ad esempio, se voi vedete un film, no, dove c'è il mostro che deve andare a mangiare le persone dentro a un'abitazione, ok? C'è il set cinematografico, esce questo mostro dal lago, vedete, boom, 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 che cammina, cerca di andarsi a mangiare la famiglia nella casa. Ma se la casa non ci fosse? Il mostro dove va? A farsi una passeggiata in mezzo alla palude? Quindi, capite bene, non potete giocare attacco mostro contro tutte le siciliane. Dovete arrivare al punto di giocare questo, se volete giocare, questo attacco mostro contro la Nidorf, facendo spaventare talmente la siciliana che con lo scialle si copre. Aiuto, un mostro! Lo mostro! Aiuto, carabinieri, polizia! Dovete arrivare a quel punto lì. A quel punto lì dovete arrivare. Far proprio diventare marroni i pantaloni del vostro avversario. E non vi dico del perché diventano marroni i pantaloni del vostro avversario. Chiudiamo ancora con una partita. Poi ci sarebbe da, se volete, diciamo, ancora qualche puntata sull'attacco mostro, se vi piace, no? Andiamo a vedere una partita che l'ho trovata su Chess Tempo di Magnus Carlsen. Ebbene, Carlsen gioca l'attacco mostro. Un mostro come lui non gioca l'attacco mostro. A vedere questa partitella. A vedere questa partitella di Magnus. Il magnifico. Siamo in... parte già dalla posizione dell'attacco mostro, ok? Anaido, attacco mostro. Ok. Il nero gioca a cavallo C6, non gioca né E5 né B5, quindi andiamo a vedere come Carlsen tratta questo modo più posizionale di giocare contro l'attacco mostro. Carse, come volete che giochi contro un'altra idea un pochino più posizionale come cavallo C6? Sempre G4, abbiamo un mostro, siamo diventati dei licantropi e dobbiamo svanare, altrimenti che licantropi siamo? Abbiate pazienza, se no a quel punto lì, cioè, rimanete come preti, rimanete sempre a giocare il pedoncino. Non lo so, il sistema Colle E3, D4, C3, il vescovo D3, continuate a giocare così, ok? Ogni tanto bisogna essere un po' mostri, altrimenti ci si annoia. G6, C5, guardate Carlsen. L'avversario ha voluto giocare uno schema dragone contro il mostro. Il mostro contro il drago. Il mostro di Frankenstein contro il drago.
delle fiabe. Ritiro il cavallo perché è attaccato. Qui la voglio analizzare senza motore. H4. Perché H4? H4 intanto tiene fissato il pedone in G5 e poi, perché no, anche H5, i mostri qui sono due. Alleggerisce la posizione cambiando un cavallo. Ma cambiare sempre il cavallo in D4 è sempre un po' fastidioso perché la donna in D4 non può essere più attaccata da altri pezzi e attacca la torre in H8. La torre in H8 è attaccata, qui fare E5. No, il suo avversario gioca cavallo E5. Chiaramente non si può giocare F4, perché seguirebbe cavallo F3 scacco con doppio e si perde la donna. Quindi Carsten deve giocare, non so, vescovo E2, esempio. No. No, ma questa non è la partita di Carsten. Questa è la Van Forest contro Firuzio. La partita di Carsten non è questa. Beh, comunque anche questa sembra molto bella. No, volevo farvi vedere quella di Carsten. Però ho cliccato male. Carsten. E qua. Ecco, il suo avversario gioca il piano E5, che abbiamo visto prima. Cavallo B3. Vescovo G4. Questa potrebbe essere un'idea per far fare F3 e impedire G4, ovvero l'attacco mostro. Vescovo E2. Toglie il vescovo. Vescovo E3. Vescovo E2. Tatan G4, è arrivato il pedone mostro. Comunque anche l'altra partita era carina, quella contro il dragone, Van Foreyes contro Ferugia. E poi magari andremo a vedere anche quella. Come finisce velocemente, no, il video diventa troppo lungo. G4, B5, le due idee combinate, quella di E5 e quella di B5, ok, il tipico schema Naidorf. G5, Carsten continua, no, come un licantropo con la schiuma alla bocca che insegue la preda, no? Insegue questo cavallo nel recinto, questo cavallo che ha paura, che scappa. Ok. Cavallo D5, questo è tipico, no? Contro la Naidorf, contro la Scheveningen, contro la Schleswig, piazzare poderoso cavallo in D5. Cavallo C5. Carsten cambia. Cambio. Come potete vedere, un attacco mostro si attacca da tutti i lati. Si attacca sull'ala di donna, sull'ala di re, sull'ala del papa, sull'ala del presidente del consiglio, sull'ala di un jumbo jet. Ovunque. C'è il dono dell'ubiquità. È un attacco mostro. Cattura. Carsten non cattura subito col torne per Pernigotti, pertanto col pedone A non lo può più difendere. Il bianco. Ma se torna in D7 col vescovo. Se torna in D7 col vescovo, però. Seguire vescovo C4, H4, togliere il vescovo anche dal controllo della casa, tanto
tanto quel pedone là non va da nessuna parte. Infatti arrocca e ora Carsten se lo sberluca con la donna. Cambio, Neo cerca di alleggerire la posizione. Ma adesso ha concesso la coppia dei vescovi. Comunque, qui l'attacco mostro non dovete aver paura di tenere il re allo scoperto. Giocata di blocco, vescovo di 6. H4, avanti con tutti i badinanti. Inizia l'assedio dei mostri. Nella casetta, l'arrocco del nero è come una casetta lì in mezzo alla palude con tutti i mostri che cercano di assediare l'arrocco. Eccoli lì i mostri che arrivano. E qui prova un timido controgioco sulla di donna. Carsten se ne frega altamente. Prendi pure il pedone B. Non mi interessa. Io sono un mostro, mi attacco. E 4. Perché non ha preso il pedone? Perché forse seguiva G6. E 4, vuol dare la casa al cavallo, dare il pedone, cazzo se ne frega, mangia in E4, continua G6, invece questi pedoni, se la scacchiera fosse stata di 20 caselle, lui avrebbe spinto fino alla ventesima. Lui il nero dice, io chiudo tutto. Ho visto la zampa del mostro che stava per entrare dalla finestra, io boom! Sprango la finestra, spranghi la finestra, ma lui lo sa, era solo un diversivo, entra dalla cantina. Entra dalla cantina con tutte e due le zampe, praticamente ti butta giù la porta della cantina e ti rosicchia il soffitto, ti entra dal pavimento, guardate che roba, cioè vi scopre. Non avete mai visto una roba del genere, ma neanche al cinema. Che neanche Freddy Krueger, nei suoi peggiori, negli incubi in cui appariva lui, poteva avere così paura. E qui dice, attenzione, ti attacco la donna, eh. Ti attacco la donna. Scacco, se ne frega. Torre aperta. Adesso la casa di 6 è debole, sì, la donna va lì, in cuneo. Ora l'assedio è praticamente completo. Minaccia torre per G7 scacco. E forse qui c'è anche, non dico matto, ma quasi. Sposta il re, ovviamente. Oh, Carsten adesso usa anche l'altro torre per Nigotti. Attacca il vescovo con donna e torre. L'accerchiamento è totale. I pezzi sono come dei tentacoli. No, di Cthulhu che abbraccia il vascello e se lo porta negli abissi. Eccolo. Ah, cambiamo. Ma chi cambia? Ma chi cambia cosa? Torper. Avanti. Un'altra ammazzata. Cattura. Scacca. Scacco di torre. Si sposta. Scacco di donna. Si sposta. Scacco matto. I mostri si sono mangiati tutti. I condomini, tutti gli abitanti della casa. E tornano con la pancia piena nella palude. Allora, andiamo a vedere ancora un attimo la partita di Bound for Hell East.
Femme Foreste contro Firuzia. Perché l'abbiamo iniziata, mi dispiace non far vedere una cosa già iniziata. Ecco qui in altra linea abbiamo visto che Firuzia gioca lo schema dragone contro il mostro. Van Forest continua, mostruosamente attivo, presa, presa. Cavallo e 5 salva il torrone Pernigottina a K8. Attenzione, sempre F4 non si può fare perché c'è il drop in F3. Qui. Si poteva giocare una più normale vescovo E2. Ma chi se ne frega. Qui siamo nell'attacco mostro. Non importa se il re balla, non gliene frega niente. Guarda, se si toglie dal doppio, adesso minaccia F4. Adesso F4 è comunque una minaccia. E infatti deve togliere il torrone Pernigotti. Cavallo D5, una tematica in tutte le siciliane, mettere questo cavallo in D5. Però qui il nero potrebbe ancora avere l'opzione E6, ma se fa E6 c'è cavallo F6, scacco, perde il torrone Pernigotti. Ok, vescovo E6 per togliere di mezzo quel cavallo. Veramente molesto. Qui donna B4. Lascia il cavallo in presa. No, non è in presa perché c'è il pedone che difende. Però vuol fare pressione forse su B7. Oppure giocare vescovo E3 e poi entrare sulla casa B6. Firuzia stoppa l'idea. F4. Guardate questa tempesta di pedoni mostro. Attacca la donna. Proprio nel cambio delle donne. Talmente un vantaggio di spazio dove i pezzi del nero sono tutti rattrappiti e può anche permettersi il lusso di cambiare le donne. Cambio, cambio. Pezzi del nero sembrano un po' fossilizzati. Vescovo in fianchetto, l'unico pezzo decente. C3, adesso anche quel pezzo decente diventa indecente. Il cavallo non può entrare. In D4 non può entrare in B4, il vescovo non colpisce niente, colpisce sul marmo. Cioè, una volta che il bianco si è organizzato, gioca solo lui. F5, ok, Firuzia non è l'ultimo, controgioca, non si lascia schiacciare passivamente. Presa en passant o al varco. Cattura col vescovo, adesso insomma quel vescovo, quella coppia di vescovi comincia ad avere un po' di senso. Van Foreste ovviamente ricicla il cavallo, attenzione non si può prendere il pedone H perché arriva, potrebbe arrivare, no, scacco, metterà in F7 e no, metterà in F7 cavallo per scacco di vescovo e parte il torrone per Nigoro. Quindi non si può prendere il pedone a 4, infatti toglie il re. Ora si difende il pedone. Scacco di vescovo. Vescovo E2. Cattura, cattura. Il re si avvicina verso il centro per il finale. Comunque nell'attacco mostro non è detto che la partita si concluda sempre con sangue e budella sul pavimento. Può anche finire in un finale tecnico, attenzione. Perché se diciamo gli abitanti della casa sono ben armati con archibugi, tagliole, asce da boscaiolo, riescono a tagliare qualche tentacolo al mostro. E quindi il mostro deve anche saper essere strategico, eh. Vescovo E3, vescovo G7, migliora il torrone Pernigotti, B4 contro gioco,
E5. Come potete vedere, quando vi attaccano sull'ala reagirà il centro, se vi attaccano al centro reagirà l'ala. Modi ascensore. Cattura, cattura, scacco, F3. Uno potrebbe dire, perché il bianco non cattura il pedone? Perché c'è la scoperta. C'è la torre raggi su. Ok? Cattura. Cattura. Pone il cambio delle torri. Ferruccio lo rifiuta. Manforest. Ecco, togliato. Ora, questo finale sembra, insomma, un finale dove il bianco ha qualcosina di più. Un cavallo centralizzato molto forte. Il re ben collocato. Torna in H che può comunque provare a spingere, forse anche prima o poi, H5, prende le linee. 4 isole di pedoni contro 3, quindi leggermente favorevole al nero, però è un finale. Sì, direi pari possibilità, ma leggermente migliore a bianco, per attività di pezzi. Ecco, intanto col pedone lo attacchiamo, si difende. H5, la fa. Senza torre pernigotti, perché vuole smontare il castelletto di pedoni. Ok, cattura. E adesso si ritorna dall'altra parte. Si attacca prima al vescovo e poi si attacca al pedone di traversino. Ferruccio prova a cambiare pezzi. Vanforest cambia. Prende il cavallo. Prende il pedone. Finale. Dove il bianco, però adesso si mangia il pedone a casette. Perde il pedone C3. Però qui si sono accordati per la patta. Quindi ci sta un risultato. Ma comunque l'attacco mostro è veramente devastante. Se volete rifarò un altro video sull'attacco mostro, se vi piace, se non vi spaventa troppo. E comunque ci vediamo poi venerdì per Campioni mai campioni con Gatakamsky, la storia incredibile di Gatakamsky. Con questo è tutto, ciao e arrivederci.